Rita Web TV, venerdì 10 febbraio 2023, ci troviamo in piazza Matteotti, qui riuniti per parlare del carnevale che non torna a Torrita da diversi anni. Quest'anno tornerà per l'appunto domenica 19 febbraio, la prossima domenica 19 febbraio, qui nel centro storico, e uno dei promotori e degli organizzatori è Andrea Beligni. Inizio da lui. Buonasera a tutti. Dopo aver riproposto il presepe vivente, cercheremo di riportare anche la festa del carnevale a Torrita, da un'idea che ha lanciato Rodolfo qui accanto a me, domenica 19 dalle 3 alle 7 nel centro storico riproporremo questa manifestazione folcloristica. Quindi dicevamo, da quanti anni è che non viene rifatto il carnevale a Torrita, che non c'è questa manifestazione? Questa manifestazione è assente dalla metà degli anni 90. Sono stati poi fatti due carnevali multietnici, ma non erano i carnevali classici. Quindi abbiamo deciso di riportare il carnevale a Torrita, perché il carnevale di Torrita all'epoca, negli anni 70, erano dei più belli. Si strutturava in tre giornate, perché ne ha fatto una domenica alla stazione, una al Refenero, e il martedì la grande conclusione qui in piazza. E lo rifacciamo qui in piazza anche grazie anche alla grande disponibilità della parrocchia e dell'amministrazione comunale, che è sempre molto presente quando facciamo queste manifestazioni e ci spiana sempre la strada. Quindi vi aspettiamo tutti domenica 19. Ricordo a tutti che ci sarà anche una mostra fotografica con le foto dei vecchissimi carnevali. E se qualcuno che ci sta vedendo ha foto, le porti, che noi le metteremo in mostra. Grazie. Grazie Rodolfo. Però ecco, diciamo che in questa manifestazione ci sarà anche uno spazio dedicato al trucco dei piccoli, dei bambini, il trucca bimbi. Alessia, ci vuoi dire qualcosa riguardo a questo? Sì, allora buonasera e con piacere sono stata coinvolta da Andrea in questa splendida iniziativa che è il Trucca Bimbi, e saremo presenti nella sala a Bozzi di Palio, adiacente alla stanza della Proloco, dove truccheremo i bambini e le faremo rivivere un momento goliardico e di spensieratezza, dove potranno sperimentare varie maschere a piacimento riferite ai personaggi del carnevale. Grazie mille Alessia. Per ultimi faccio parlare il nostro sindaco Giacomo Grazzi e il nostro Don Andrea. Sì, siamo felici come amministrazione di poter dare il nostro contributo, come ha detto Rodolfo, che oltre che essere il governatore Misericordia è anche un mio consigliere, e lo ringrazio sempre per l'appoggio e per l'idea che ci ha portato insieme a questo gruppo di amici, coadiuvati dal nostro parroco sempre molto presente, che sta riportando tante iniziative anche a Torrita, e speriamo di bissare il presepe vivente fatto il 26 dicembre. Io, oltre ai ringraziamenti dovuti a chi ha partecipato come torritese e come associazione torritese, rivolgo un ringraziamento anche al Comune di Foiano e all'associazione del Carnevale di Foiano, che insieme ai quattro cantieri presteranno delle maschere da attaccare alle pareti della piazza di Piazza Matteotti, che abbelliranno questo 19 di febbraio. Quindi ringrazio il sindaco, ringrazio il Carnevale Foianese e ovviamente ringrazio tutti voi, e speriamo di partecipare in tanti. Certamente. Don Andrea, le conclusioni. Ancora un ringraziamento a chi ha avuto la bella idea di riprendere questa iniziativa, che in passato ha visto la partecipazione di tante persone. Quindi ricordo anche di quegli bravi uomini che preparavano i carri, che si organizzavano mesi prima per il carnevale, e poi anche carnevali che venivano organizzati per i bambini nelle nostre parrocchie, e momenti belli di festa che univano, e quindi ben vengano queste iniziative che favoriscono l'aggregazione, lo stare bene insieme, e un modo sano di vivere la festa, e quel periodo che poi ci prepara alla Quaresima e poi alla Pasqua. Quindi grazie di cuore a tutti coloro che si sono davvero impegnati per la realizzazione del carnevale, quindi Andrea, Rodolfo, Alessia, il nostro sindaco, l'amministrazione comunale, e a tutti coloro che in qualsiasi maniera, ecco, si sono impegnati e si rendono sempre disponibili. Allora io ringrazio nuovamente tutti voi e vi do... Sì, Andrea.
di fare un appello a tutta la popolazione di venire numerosi, mascherarsi e venire a vedere il nostro reggotto che è qui stasera, che rappresenta il Carnevale Torritese. Un saluto a tutti, vi aspettiamo. Vi aspettiamo, rinnovo l'invito a voi tutti, domenica 19 febbraio 2023 il Carnevale a Torrita.